Ben ritrovati gentili amici con la nostra riunione di redazione, vado subito a presentare Andrea Longoni. Un saluto a tutti, ciao. Alessandro Dodolonghi. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Filippo Tramontano. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Ulteriori sviluppi del caso Acerbi, che però verrà, poi deve dirimerlo la Procura federale. Le nuove date, le ricordiamo, il derby famoso si gioca il 22. E prima di andare da Fabio Ravezzani, so che a lui piacciono queste cose, il nostro datista Dodolonghi, il 22 aprile che data è? No, vabbè, successe che il Milan perse, ci fu la Fatal Verona nel 90, favorì Napoli, e l'Inter vinse lo scudetto, il primo, diciamo, sul campo dell'era Mancini a Siena, 2-1 con doppietta di Materazzi. Quindi era meglio il 21? Forse sì. Ecco, Longoni tanto non è superstizioso, no. Quindi che problema c'è? Fabio Ravezzani... Allora, caro Fabio, cosa dire degli sviluppi del caso Acerbi? Cosa dire? Boh. Che siamo rischia di finire in farsa. Cioè, la tesi che adesso prova a sostenere Acerbi... No, io non ho detto negro, ho detto... Ma ragazzi, però l'imbarazzo dell'Inter, posso dire anche per prova provata e telefonata, non dovrei dirlo, l'imbarazzo dell'Inter comunque c'è, no, ma guarda Gianluca, è evidente ed è giusto che sia così, non mischiamo il club col giocatore, ecco. Questo ma vale per tutti, perché poi c'è un po' questa corsa di tutte le altre tifoserie a prendere una situazione imbarazzante, a allargarla a tutta la squadra eccetera, qui è una follia di Acerbi, tanto più folle se ci pensi, perché era nella giornata contro il razzismo, cioè bisogna essere veramente pazzi. Peraltro, se non sbaglio, correggetemi, Acerbi, che è quello che inizia sempre le partite levando le braccia al cielo, non è anche stato beccato in un bestemmione a un certo punto di una partita. Sì, cioè, Fabio, l'ho visto io, Bologna-Inter, c'è un'immagine in primo piano, io lo dico sinceramente. Io ero a Bologna, poi ho visto gli highlights, quando vedo sta cosa qua io dico no, ma lo squalificano per forza, cioè è in primissimo piano, cioè, una roba, la dimostrazione che Dio esiste, ce l'ha avuta Acerbi, perché poi lo ha punito la partita, no, per me, mettiamola no, sul ridere non, ma vabbè. Ribadisco, cioè l'unica strategia, ne parlavamo anche ieri, che avrebbe avuto senso era quella di dire è vero, ho detto una parola sbagliata che non dico mai, non so perché mi è sfuggita, mi sono scusato, ma ci mancherebbe, fine. Cioè a quel punto lì anche un'eventuale giustizia sportiva, lo diceva ieri molto bene il professor D'Onofrio, che stasera sicuramente si ricollegherà con noi o con Sette Gold, il quale diceva prendete la strategia di Fagioli e di Tonali che scommettono anche sul calcio. E a un certo punto dicono, è vero, sono pentito, mi voglio redimere. E li ha aiutati ad avere una squalifica meno pesante. Lì bisognava gestirla nello stesso modo. E quindi ammettere che era scappata una parola completamente fuori luogo, scusarsi, specificare cosa vera, perché io credo ad Acerbi che lui non è razzista, e cavarsela così. Prima il tentativo di negare, poi adesso cercare di dire ti faccio nero. Fa un po' ridere, cioè se il vero problema per Acerbi, dimentichiamo l'Inter può vivere senza Acerbi come ha vissuto senza Skriniar, soprattutto in questo finale di stagione in cui ha vinto lo scudetto, non ci sono altre competizioni, però era quello di tentare un po' di smussare le cose riconoscendo l'errore, pentendosi e quindi sperando in una squalifica che sarebbe stata, io immagino invece che i giudici, vedendo proprio anche l'iter e il non pentimento, la negazione che fa un po' ridere, probabilmente rischiano di calcare di più la mano, ecco. Allora, prima di andare da Tramontana volevo fare una precisazione, perché ieri giustamente mi avete detto, io me lo ricordo, mi ha detto Fabio, il caso famoso Marconi Obi, sono andato a rileggermi, anche a contattare chi l'aveva, comunque effettivamente Marconi continua a ripetere oggi che è innocente, che non ha mai detto ecco la rivolta degli schiavi, però da lì, dal dispositivo, si capisce che se c'è più prova indiziaria della probabilità che sia accaduto, questo lo dico per quelli che continuano a dire ma non c'è il frame, nello sport se c'è più probabilità come prova indiziaria, reazione degli altri, buon Gesù, che l'abbia le scuse, che l'abbia detto piuttosto che non l'abbia detto, sono 10 giornate. Però volevo dire a Tramontana sono minimo
minimo. Ci diceva ieri Gianluca, parte da 10. Lo so, ma infatti io. Però volevo dire a Tramontana, Filippo, l'Inter onestamente è piuttosto imbarazzata, perché secondo me ha provato per 4 volte ieri a fargli cambiare idea. Ma come ha detto Bruno Longhi, lo cito perché l'ho detto anche lui, ma forse per Acerbi, il dramma è questo, quella frase lì equivale a un baffa. Cioè lui continua a pensare che una frase del genere non sia razzismo. Allora io sulle intenzioni di Acerbi non entro, perché è un discorso abbastanza delicato e non c'entro. Entro sul discorso invece Inter. Si è criticato, anche stamattina parlavamo, il modo di operare dell'Inter sul discorso Acerbi, ci voleva più protezione, qualcuno dice. Ma io non credo, sinceramente l'Inter secondo me si è comportata nella maniera migliore. Cioè l'errore, se c'è stato, perché ripeto qua deve ancora essere giudicato Acerbi, ci sarà la Procura Federale e poi comunque il giudice sportivo che può decidere senza aspettare quello che dirà la Procura Federale indagando. Però l'Inter in questo momento qua cosa dice? Noi siamo su un terreno minato, siamo una società esposta contro il razzismo da tanti anni in prima linea. Se tu vieni trovato colpevole e vieni squalificato, per noi è un danno d'immagine enorme. Quindi in questo momento ti difendi tu come persona singola. Perché si diceva, ma perché l'Inter non ha preso l'ufficio stampa, non l'ha chiamato dicendo ma che... Ma se questo continua a non cambiare idea... No, ma non dovevi rilasciare dichiarazioni? No, probabilmente si sono parlati l'Inter e Acerbi. Sicuro. E l'Inter avrà detto ad Acerbi, questa cosa qua te la devi gestire da solo, come persona singola, e devi uscire tu da questa cosa, perché noi non possiamo entrarci. È una cosa che ti devi risolvere come persona singola. Però secondo me l'Inter non si fida, posso dirlo io, non si fida di Acerbi, che non l'abbia detto. Non ci crede, ragazzi. Cioè capisco quello che dici tu, Filippo. Ma anche se ci credesse, cambia poco, Andrea. No, ma se tu credessi al tuo giocatore, non lo lasceresti solo, avresti fatto un comunicato. La sensazione è che dietro questo silenzio ci sia il fatto che l'Inter non creda alla versione di Acerbi. Ma nel comunicato cosa scrivi? Prendiamo atto di quello che sta accadendo, il nostro giocatore ritiene che sia stato un frutto di un fraintendimento, aspettiamo che chi di dovere lui faccia luce, siamo comunque attesa. Questa è un'opinione mia. Se tu Inter credi al tuo giocatore, ma non ti chiami fuori. Ma non c'è niente di me, cioè secondo me lui onestamente se la deve vedere lui sta cosa qua. Sì, d'accordo. Perché l'Inter non può dire, questo continua a dirci che non l'ha detto. Ma perché non gli crede l'Inter? Beh, secondo me ma non l'Inter crede può l'Inter. Anche credergli, ma anche se gli credesse, ragione Filippo. Luca dice una cosa, prima ha detto una cosa molto importante. Cosa succede? Non c'è bisogno della prova provata per la squalifica. Quindi l'Inter, anche se credesse ad Acerbi, e nel momento in cui non c'è la prova provata, comunque Acerbi viene squalificato, a livello internazionale l'Inter ci fa una bruttissima figura. Quindi l'Inter comunque deve tutelare la propria società e la propria immagine. Non può andare a favore di Acerbi a prescindere, perché anche se crede al giocatore può essere comunque squalificato lo stesso il giocatore. Quindi se l'Inter fa un comunicato a difesa del proprio giocatore, in questo momento qua rischia di farsi un altro autogol, questa volta alla propria immagine, non a quella del giocatore che deve rispondere della sua eventuale e presunta colpa. Oh, poi resta incredibile, coinvolgo anche Marconi, l'hai seguito anche tu il caso di Marconi, sono andato a vedere la carriera, ha giocato con un sacco di gente di colore, anche Marconi, no? E lui dopo 10 anni continua a ripetere, però era 2020, questo continua a ripetere, no, ma io sono innocente, non l'ho detto. Sulla questione di quella che lui reputa essere, non la capisce, secondo me non capisce bene. Cioè, quello che per il mondo di oggi è magari parla. No, ci sono 3 cose però che volevo sottolineare. La prima è che il Napoli ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube scrivendo in descrizione: questo video è stato realizzato venerdì 15, 2 giorni prima partita, Juan Jesus parla con un ragazzino delle giovanili, ragazzino di origini africane, soggetto a razzismo in campo. E c'è una chiacchierata dove lui dice: guarda, se ti danno del N, tu digli non rispondere, fai gol, e dopo che hai fatto gol dici il N ti ha fatto gol. Infatti gli ha fatto gol dopo. Infatti gli ha fatto gol. E poi gli ha detto l'N ti ha fatto gol. Allora. Poi io premetto, premetto una cosa. Togliamo la parola negro. Nel senso che siccome è una parola che ormai ha assunto un significato offensivo, non diciamo N o gli asterischi. Allora, la parola negro è un dispregiativo che non è più accettabile nella lingua italiana.
si chiama negro, non dobbiamo aver paura di dirla, no? Cioè, sì, sì. Come quella americana. Io ho paura di dirla solo perché Fabio... Il razzismo usa la parola negro, che è inaccettabile oramai. Diciamola tranquillamente. Sì. No, sai perché, non dobbiamo aver paura, perché se domani invitiamo Paolo Negro della Lazio, non è che non lo puoi chiamare. Spiego perché su YouTube, come tu ben sai, caro Longoni, su YouTube e su Twitch... Non puoi neanche citarla questa parola, non vogliono che venga citata. In TV, infatti, mi sono abituato a quello standard che c'è proprio la blacklist delle parole, quindi evito completamente di dire. Vabbè, scusate, adesso io non voglio fare una battuta, ma quindi Paolo Negro non potrà mai aprire Negro. No, però. Detto questo, la seconda che volevo sottolineare, che è vero della squalifica, ho vissuto personalmente un episodio nelle categorie dilettantistiche di un gesto brutto, una frase brutta, 10 giornate si è preso questo ragazzo di squalifica, quindi mi aspetto che sia il minimo per Acerbi. La terza, io rimango sorpreso come l'Inter, però sulla questione dell'immagine, non abbia tutelato il giocatore quando lui, tornando da Roma, si ritrova da solo per 8 minuti a girovagare, non so neanche dove deve andare. Io mi sarei aspettato da una società come l'Inter che ci fosse stato qualcuno lì a tamponare la situazione, dire guarda, non dire niente. Secondo me qualcuno c'era, niente. Come lui ha iniziato a parlare sono andati via, c'era la macchina. Però qualcuno, ma anche, non per forza l'Inter, allora anche, anche il suo procuratore, capito, l'agenzia che gli cura l'immagine. Ragazzi, 2024, questi sono errori gravissimi. Doveva fare in modo che lui scendesse senza essere da solo e senza essere intervistato. Adesso io parlo senza sapere. Secondo me a lui gli hanno detto, senti, il treno ferma a Rogoredo. Scendi a Rogoredo, questo a Rogoredo non scende. E perché non mandano... scende? Perché io ho un'altra ipotesi. Vanno in centrale e lui non deve parlare e parla. Io ho un'altra ipotesi. E fa dei danni. Ipotesi: l'Inter è in grandissima difficoltà su come comunicare questa cosa dalla società. Chiaro. Aspetta, cosa fa? È un errore tuo. Io, qualsiasi cosa possa comunicare all'esterno, rischio di sbagliare. Te la risolvi tu, quindi scendi e parli e dici quello che vuoi. Ma ha sbagliato, perché però ha fatto arrabbiare Juan Jesus. Ha fatto con la maglia dell'Inter, ancora avresti fatto con la maglia della nazionale. Andrea, cioè, non è che tu ne esci, non c'è. Cioè, l'Inter è toccata da questa cosa. Cioè, scusate, Juan Jesus non avrebbe mai reagito. Quel Juan Jesus si è sentito dare del bugiardo, per quello che tornava. Perché per lui era chiusa la cosa. Già dal mattino, ragazzi, però. Allora, intanto vi invito a non fare un autogol. Cioè. Finalmente c'è qualcuno che parla e noi siamo i primi a dire non dovevi parlare. No, dico l'Inter avrebbe dovuto cercare di veicolarlo. Sono un mondo che io ho praticato, ahimè, 30 anni fa, in cui i giocatori parlano normalmente con i giornalisti, gli fanno delle domande. Esatto. Ecco, quindi viva Acerbi che parla, si è dimostrato educato. Due, non è vero, secondo me, che Juan Jesus si imbufalisce per quello che dice Acerbi, perché era già evidentemente imbufalito al mattina quando Acerbi va a dire alla nazionale a Spalletti io non ho detto nulla di razzista, perché bastava e avanzava già quello per far arrabbiare l'altro, quindi sarebbe stato meglio che Acerbi, in maniera più furba, non dico intelligente, ma più furba, dicesse c'è stato uno scambio pesante, lo ammetto, io ho sbagliato con lui, gli ho chiesto scusa. Ecco, a quel punto lì probabilmente sia la nazionale evitava di fare un comunicato ridicolo, sia Spalletti di dire una cosa di cui si è evidentemente pentito dopo, ma soprattutto non c'era a rincarare la dose Juan Jesus, che aveva dimostrato grande equilibrio nella vicenda. Terza e ultima cosa, può darsi che abbia ragione Filippo, è l'ipotesi più spietata, cioè l'Inter a un certo punto dice senti, il problema è tuo, arrangiati, io non voglio immischiarmi in queste cose qui. Quindi l'Inter se ne frega perché non vuole essere comunque coinvolta. E sarebbe forse un po' triste, però molto pragmatico. Due, io invece ritengo che l'Inter abbia sbagliato nel sottovalutare l'onda che si stava alzando. Ieri parlavamo della famosa vicenda Pastirani. Pastirani non è razzista. Pastirani usa un'immagine chiaramente razzista per leggerezza, stupidità di quel momento. Io quando vedo quello che accade in tempo zero, dopo 10 minuti, su Twitter scrivo ha detto una cosa inaccettabile, non potrà più venire nelle nostre trasmissioni. Che cosa è passato dopo un intervento, mi permetto di dirmelo da solo, tempestivo? Non attenzione a te Lombardia, qui studio voi stadio c'è un razzista che dice questa cosa qui. La notizia è diventata tempo zero, Tele Lombardia e questo nuovo stadio non invitano più uno che ha avuto una frase infelice. Ergo, noi ne siamo usciti in qualche modo bene da questa vicenda. Allora l'Inter probabilmente avrebbe dovuto capire subito dopo la partita, se voleva aiutare Acerbi, che era necessario far parlare Acerbi e fargli dire
ho detto una parola sbagliata che non ho mai pensato in vita mia, me ne sono pentito, gli ho chiesto scusa e ringrazio Juan Jesus che ha capito che io assolutamente non volevo usare un termine sgradevole, tantomeno razzista nei suoi confronti. In quel modo lì un pochino tamponavi, non dico che la risolvevi, ma non dire niente, dire non gli abbiamo ancora parlato, lui che si inventa la prima risposta che gli viene in testa, non è vero niente, io non ho detto niente di razzista, che è palesemente insostenibile, ha avuto anche un contributo di errore, a mio giudizio, Fabio, nell'atteggiamento della società e soprattutto del suo procuratore. Fabio, sì, però c'è una piccola differenza, nel senso che l'episodio che è successo in TV è un episodio chiaro, nel senso che è successo, l'hanno sentito tutti e quindi quello è evidente, non si può negare. Di là, invece, c'è comunque un dubbio, c'è comunque una parola contro la parola dell'altro, che poi sia credibile, non credibile, che tutti pensiamo una certa cosa, eccetera. Però è diverso, è chiaro che l'Inter, se avesse visto Acerbi anche da un labiale dire le cose che, per cui accusato, avrebbe preso subito distanze, avrebbe detto no ragazzi, così non va bene. Qua stiamo su un terreno un pochino più delicato. Però un pochino scusa più... Filippo, io che sono tra virgolette contemporaneo a Fabio, ai nostri tempi non è che non succedevano queste cose. La società era strutturata in una maniera in cui ti prendeva per un orecchio, andavi lì e chiedevi scusa, se sì, lo ricordo io. Ma anche oggi è così. No, perché oggi secondo ma me... Scusami, l'analisi, però permettete, non sono d'accordo con Filippo, l'analisi la deve fare un professionista della comunicazione. Noi in qualche modo nel nostro settore siamo dei professionisti della comunicazione, tutti noi che stiamo parlando, siamo pagati da anni, facciamo questo mestiere perché evidentemente ritiene qualcuno che lo facciamo bene. Analogamente all'Inter c'è gente pagata che si ritiene che faccia bene il suo lavoro. Ora, l'abbiamo visto tutti che quello era un momento molto delicato, ripreso dalle telecamere, abbiamo visto tutti che la prima domanda che fa da Zon Diletta Leotta, cioè una collega esperta ma abituata a fare questo, e cosa è successo con... Cioè era evidente che si stava alzando l'onda in quel momento lì. Allora tu come comunicazione devi immediatamente prenderlo e dirgli alt, qui domani succederà il finimondo, troviamo una strategia, non vuoi parlare, peggio per te. Però grazie, Fabio, vado a mangiare una pizza. Secondo me non proprio perché sono tutti esperti da Marotta, io mi rifiuto di credere che abbiano sottovalutato. Io ho paura che Acerbi vada per conto suo, che è ancora peggio. Cioè, hai capito quello che voglio dire? No, Gianluca, sono bravissimi, commettono gli errori anche quelli bravissimi. Ma no, però mi sembra impossibile che l'Inter... E se fai andare per conto tuo un giocatore, è comunque responsabilità. Ma ho capito, tu. Ma non è che se questo per quattro volte... Io so che ci ha provato... Ma l'area tecnica a controllare di comunicazione, non è... Io non penso che sia un problema di Marotta. L'Inter ha 47... addetti alla comunicazione che sono stati leggeri, loro che dicevo, devono dire sì, però tutti. Su queste cose la linea l'ha detta Marotta, una sì, cosa anche secondo grave. Me anche secondo me no, cioè questa è proprio grave, cioè, grave. Ieri no, io vai a parlare con i dirigenti, lui fa no vado da mia moglie, seccato lì, sì, capisci, però, che Luca, è seccato anche con i dirigenti. Io mi rifiuto di credere che nel lasso di tempo in cui è successa la cosa fino al viaggio in treno, ne passa di tempo, Acerbi non abbia avuto un confronto con la società, perché come dice Fabio giustamente il bubbone era bello grosso. Ma la società secondo te cosa ha detto Acerbi? Ma non può avergli detto non parlare, questo ha parlato lo stesso. Io non ci credo, già lui è nei casini. La società ti dice segui quella linea e tu fai per i cavoli. Siamo d'accordo che lui a centrale ha fatto più danni di prima, su questo siamo d'accordo. Infatti, se lui in centrale avesse detto guarda è successo questo, vado a parlare ho sbagliato con la società. Ma davanti ai giornalisti diceva ho sbagliato, ho detto questa frase, è vero, mi assumo le mie responsabilità. Ma questa poi faceva una figura positiva, ma questa è la frase che l'Inter ha cercato di fargli dire. Il suo agente sbaglia, cioè ragazzi, ma parliamoci chiaro. Ah, è vero, anche Fabio non ha detto nulla di... Quando Spalletti dice mi ha garantito che non ha detto nulla di razzista, che cosa fa la comunicazione a Napoli? La prima cosa che fa va da Juan Jesus e dice oh, dicono che lui non ti ha detto niente. E certo. E Juan Jesus risponde, cioè, stazione o non stazione, il danno è già fatto quando tu lo neghi. Non è che l'altro sia arrabbiato per l'intervista. Quindi della tu dici Spalletti, che quando il Napoli... Tu dici già Spalletti alla mattina quando dici mi ha garantito che non ha detto niente, Juan Jesus passa per bugiardo. Eh sì. Chiaro. E sì, a Napoli, è che è stato Rossi, suo giocatore l'anno scorso. La Montana scorso, di poi. Napoli, alla ripresa degli allenamenti, o anche senza riprendere gli allenamenti, alzano un telefono e dicono: ma Juan Jesus, confermi che lui non ha detto niente? E l'altro si imbufalisce. Chiaro. Perché l'altro ti ha già salvato subito dopo la partita. Ha detto: va bene, dai, non parliamone più. Se tu vai a dire: ah, si è inventato tutto, è chiaro che questo si scatena. Allora abbiamo. Anche oggi, ma la strategia di dire ha equivocato.
Ma che scelta è? Ma secondo me è una scelta non di Acerbi. Puoi arrivare il martedì, perché questa cosa esce da ieri sera, il martedì due giorni dopo, dopo aver detto io non ho detto niente, e dire no, in realtà avevo detto vai via nero, bene, ti faccio chiaro. Nero. Ma dai, che ma poi nessuno ti crede. Che poi le frasi non siano neanche sovrapponibili, perché uno dice 4-5 parole e l'altro due parole. Questa è una decisione. Non è che ci può avere frasi. Ma poi l'avrebbe già detto in stazione, esatto. Avrebbe detto no, io ho detto un'altra frase, sono sì, stato travisato. Allora no? Questa è una decisione Pastorello Federico Acerbi, che passa sopra la testa sì, di sì, ma non lo aiuta. Assolutamente no. Linea alla regia, che abbiamo portato via un po' più di tempo, ma l'argomento tanto terrà banco per 10 giorni, forse anche di più. Linea alla regia. Allora, rieccoci. Comunque, per l'ennesima volta ricordiamo che le prove possono essere anche indiziarie, e quindi se c'è più un'alta probabilità che sia accaduto, come sembra a tutti noi, diciamo la verità, piuttosto che non sia accaduto, o come dicevamo prima, se per tutto il mondo nel 2024 quella frase lì è gravissima ed è razzismo, e per Acerbi equivale a un vaffa, mi spiace, perché probabilmente nella sua testa è un insulto come un altro, anche se adesso dice ti faccio diventare nero, cioè. Quindi aspettiamoci, diciamolo, ovviamente non decidiamo noi, e meno male che non decide la gente che mette il tifo di qualunque parte davanti a questa cosa, aspettiamoci una stangata, questo mi sembra. Poi ma che lui resti all'Inter, no, vada questo via. Però cioè, c'è il rischio davvero che l'Inter mi ha mandato adesso sì, ovviamente si va a cercare anche quello che è accaduto prima, durante, dopo. Allora, c'è questa immagine, noi stasera la faremo vedere, tengo a precisare, noi possiamo mostrare le immagini nelle 24 ore successive alla partita, ma quando c'è qualcosa che ha una valenza invece non sportiva, qui stiamo parlando di razzismo, possiamo fare un'eccezione. Allora, questa immagine che arriva credo dall'Inter, o comunque mi pare di riconoscere la voce di Scarpini, mostra che in area di rigore c'è uno scontro sgradevole tra Acerbi e Juan Jesus, ovvero c'è la palla, credo sia un calcio d'angolo, Acerbi addosso Juan Jesus, che si libera di Juan Jesus, Scarpini dice con una gomitata, non è una gomitata in faccia, però gli dà un colpo abbastanza forte, sgradevole per liberarsi, dopodiché cade a terra Acerbi, quando si rialza si vedono Acerbi che dice qualcosa a Juan Jesus che sta rientrando, e Juan Jesus gli taglia incontro, gli dà ancora un colpo con la spalla sulla schiena. Quindi evidentemente questo va detto come piccola giustificazione, non giustificazione, ma diciamo attenuante, almeno una piccola provocazione, cioè sembrerebbe da queste immagini, che credo siamo nell'imminenza poi della frase, che effettivamente Juan Jesus vada a provocare Acerbi calcisticamente, cioè in area di rigore, ti ripeto, dà una sbracciata indietro, cade Acerbi. Quando si rialzano sembra che i due si dicano qualcosa, e Juan Jesus va con il corpo addosso a Acerbi dandogli una spallata. Beh, però Fabio, questo io non ho mai avuto dubbi. Io, a dire, ecco, però perlomeno tra Acerbi che è tranquillo, vede Juan Jesus e gli dice vai via negro, e invece una lite, almeno un po' di comprensione in più rispetto a una reazione comunque sbagliata dalla provocazione. Però io non ho mai avuto dubbi che quell'altro gli ha detto le sue, solo cioè penso io, che lui Acerbi io su questo, prende no, adesso e, cioè io non ho mai avuto dubbi che magari gli ha detto anche degli insulti da figli, però sono insulti che restano canonizzati in quello che si può dire, quella ti parola faccio bianco, lì no. Gli avrà detto. Eh? Ti faccio bianco, gli ha detto. Non lo so, però non ho dubbi. È una piccola attenuante su una colpa, peraltro, che rimane. Però non confondiamo, io non sto dicendo che no, ha so. Fatto malissimo. Ma tra il dire da nazista, ecco, una frase così a uno che è vicino a te, a essere provocato e dire una frase inaccettabile comunque che deve essere punita, una piccolissima, leggerissima attenuante potrebbe essere. Ma secondo te varrà per il giudice? No, chiedo, perché infatti non è mica detto poi che siano minimo 10. Potrebbe valere questa cosa per il giudice che esaminerà tutto? Non lo so, non lo sto chiedendo, ma non lo so. Il minimo è 10, credo che potrebbe aiutare a dire il minimo, ma qui a dare il minimo.
torniamo al discorso iniziale. Se Acerbi avesse detto mi ha provocato, è venuto addosso, mi ha dato una gomitata e io sbagliando, io che non ho mai detto niente, non so perché ho detto questo di cui mi pento profondamente, gli chiedo ancora scusa, magari anziché 5, anziché 10 te ne dava 4, 5. Ma voi escludete che nell'audizione in videoconferenza nelle prossime 48 ore, no lo chiedo perché non, tanto non può dire nessuno, voi escludete che Acerbi magari ci arriva un po' dopo, ci ha pensato e dica questa cosa qua che ha detto Fabio, lo escludete? Perché per ora lui continua a tenere il punto. O magari io non escludo niente, non lo posso sapere, magari dopo 3 giorni dice beh in effetti però magari non lo no, so. Ascolta qualche consiglio, non lo e so. Finora non li ha ascoltati però. Non lo so, sai, finora, esatto, finora non li ha ascoltati. Va bene, prossimo tema, ditemi voi, prossimo tema, stiamo sull'Inter. Octri, sì, che per il momento non ha raggiunto un accordo con Zhang. Quindi la data del 20 maggio torna terribilmente a preoccupare? A me no, però, per carità di Dio, so che qualcuno... Zhang, no. Sì. Zhang, sì. Sì, però ha 2 o 3 altre strade, almeno così sappiamo, e dall'Inter paiono proprio continuare a fare il loro mercato come se nulla fosse. Fabio, su questa vicenda tu ritieni che poi alla fine Zhang, perché poi il succo è questo, Zhang si terrà all'Inter non so in che modo, non so come, oltre il 20 maggio, o la data del 20 maggio torna ad essere allarmante? Gianluca, qui e questo è un tema delicato in cui bisognerebbe che tutti abbandonassero nell'analisi di questa situazione la bandiera, cioè... Certo. Gli interisti dicono ma no, va bene così, cosa volete, tutte balle, gli anti-interisti ecco devono portare i libri in tribunale, come allora, su Acerbi, secondo come su me da non tifoso e non anti nulla è questa. Siamo di fronte a una proprietà Zhang che non ha i soldi per coprire le perdite, no? A differenza della famiglia Agnelli che fa i bond, che si compra i bond e che la risolve così. Quando per andare avanti Zhang chiede 270 milioni di prestito impegnandosi con una cifra rilevantissima dell'11% di interessi a restituirne 370 3 anni dopo, dà un segnale chiaro. Dice, io i soldi non li ho, devo chiederli in prestito pagando degli interessi pesantissimi. Questa è evidentemente la fotografia di una proprietà che per n ragioni che io non conosco perché sono cinesi e quant'altro non ce la fa a finanziare. Che cosa succede? Octree dice io ti do i 250 milioni, se non me le ridai o l'Inter impegno, la prendo io. Nel frattempo dicono, guardate che però Octree, a differenza di Elliott, di diventare proprietà dell'Inter non gliene può fregare di meno. La cosa più strana è che Zhang, secondo la vulgata, diciamo così, di Zhang, l'Inter, diciamo, ha un suo addetto stampa, un responsabile che si occupa di Zhang, che tutti i giorni dice che lui è bello, che è bravo, quello che fanno gli addetti stampa di tutti il presidente della proprietà. A un certo punto dice, ragazzi, tranquilli, Octree non vede l'ora di rifinanziare l'Inter. Può darsi, non lo so. Certo che se io presto 270 milioni a uno che me ne dà 350, poi mi dice, guarda, non ce la faccio, riprestamene ancora dei soldi più... Qualche domanda me la faccio. Chiudo, ho perso un attimo di più, ma per contestualizzare. Evidentemente, se tu presti soldi a uno che ha un'azienda che continua a perdere 100, 120, 70, 80 milioni tutti gli anni, ti viene un legittimo dubbio dopo 3 anni, ma questo me li restituisce oppure no? Perché continua a non dare... E soprattutto l'azienda la risanata ed è in attivo oppure no? Le prospettive sono che la risani e la rimette in piedi oppure no? Perché altrimenti io di soldi non gliene do più. Allora, se tu, Inter, ti presenti dicendo sai qual è il mio ultimo bilancio? Meno 80 milioni, non ho soldi per andare avanti, devi per forza farmi un altro prestito. E non metti, diciamo, tra le tue priorità risanare il bilancio, cioè rimetterlo in utile, non aver più bisogno di immettere denaro, e diventa difficile crederti. Cioè, a me sembra del tutto ragionevole che Octree dica no, tu, se noi andiamo a vedere, mettiamolo anche in grafica, il rosso di bilancio degli ultimi 3 anni dell'Inter... Io non ho una memoria, l'ultimo è stato meno 80, quello prima penso 120 e quello prima ancora 160. Come puoi pensare di andare avanti così e continuare a farti prestare soldi? Ma quindi, io la penso, Fabio. Mi sembra ragionevole che Octree dica no,
Io adesso prendo la società, la do a qualcun altro che la gestisca meglio. No, no, ma io... Cioè, mi pare la cosa più ovvia. Ma io la penso esattamente come te e vado di più. Siccome non ci capisco niente, io la domanda che mi faccio è molto chiara. Ma infatti perché sono così tranquilli, fanno le operazioni di mercato e ti dicono che dopo il 20 maggio comunque ci sarà ancora Zhang? Perché io esattamente il quadro è quello che ha fatto fiducia. Che... C'è un altro finanziatore. Ma a Milan dicevano che Cardinale non andava in Arabia, invece ci andavano. Ho capito, è... ragazzi, ma sono tre anni, certo, scusami, però c'è un problema, Andrea, che sono tre anni che li entra in una situazione per cui ogni mese ti domandi come fa tutto sommato ad andare avanti. Qua li vedo belli, tranquilli, quando dici sì, sì, ma tranquilli, se non è O3 è un altro, però non è che ti dicono chi. Non lo so, no, cioè, no, ma io la vero, domanda poi... è molto chiara, siccome non so niente, dico, ma il 21 maggio l'Inter è ancora di Zhang o è passata qualcun altro? No, ma questa è una domanda che sinceramente a cui nessuno può rispondere in questo momento, perché il problema qual è? Il problema è che Oktri non vuole gestire l'Inter, perché bisogna partire anche da quel presupposto lì. Quindi Oktri, se non accetta il rifinanziamento di Zhang per i dubbi che aveva Fabio, che i dubbi ovviamente che ha anche Oktri, deve trovare un acquirente. Quindi cosa fa Oktri? Aspetta di capire se c'è un acquirente a cui, nel momento in cui Oktri prende la società e la prende da Zhang, a cui può vendere poi la società, perché non la vuole gestire. O a meno che tra 10 giorni trovino un altro, cioè le vie dell'economia sono infinite, io non lo so. Zhang può cercare un socio di minoranza, io può cercare so qualcuno che immetta del denaro, però io queste cose non vado fino in fondo perché ne capisco veramente. La logica è quella che ha detto Fabio. Resta il fatto che qua ti dicono che Zhang resterà in sella, non so come, fino allo stadio e fino al mondiale per club. Io non so come fa, cioè, però, onestamente. Però Oktri deve prendere i soldi del debito, quindi prende impegno la società. Quindi Zhang non può ripagare, non può ripianare i debiti, quindi Oktri prende l'Inter, visto che E lo lasciano presidente? No, non lo lasciano presidente. No, Sto dicendo che Oktri poi ha bisogno di qualcuno che gestisca la società per lei, perché non vuole gestirla degli acquirenti. È la figura della presidenza soprattutto. Più ma altro, sì, ma è molto Marotta complicata. Marotta penso che venga toccato. Cioè che Marotta firmi al 2027. Marotta ha un contratto firmato. Che Marotta firmi fino al 2027, posso essere chiaro. Ciò che sarebbe un po' ingenuo. Volpone com'è, mi sembra un po' difficile che firmi al 2027 davanti a questo... Tutti hanno firmato fino al 2027? Tutti. Vabbè, ci separiamo per qualche istante? Dimmi Fabio. No, aggiungo solo questo. Tu finanzi una società, dimentichiamoci l'Inter, questa società attraverso il tuo prestito continua a tirare avanti, a campare. Ovviamente negli anni più accumula passivi di bilancio, se tu non la vuoi gestire, e più deperisce il valore, no? Certo, cioè c'è io a maggio prendo una società che si chiama Inter, che se continua a fare 80-100 milioni di passivo tutti gli anni, hai voglia di trovare uno che la compri e ti dica certo, io sto comprando una società che non solo non fa utili, fa passivi sempre più pesanti. Quindi in quel senso lì può anche darsi che Oktri dica semplicemente: Zhang, lei sta spendendo troppi soldi, non va bene come sta gestendo l'Inter, perché non va bene che lei accetti dei passivi di questo genere. Guarda per esempio il ragionamento che ha fatto il Milan e che sta facendo adesso la nuova Juventus, no? Che sta dicendo basta, qui tiriamo i remi in barca, non possiamo più fare passivi di bilancio di questo genere. Se tu pensi di continuare a depauperare il valore del club perché lo indebiti sempre di più, io lo prendo, lo do a un manager che fa esattamente quello che fa Cardinale o che ha fatto Elliott e che dice da questo momento in avanti basta stipendi oltre una certa cifra, vendiamo gli asset che sono più costosi, ridimensioniamo tutto e diamo un nuovo valore al club per poterlo vendere bene. Cioè se io ho impegno l'Inter e l'Inter si depaupera sempre di più perché va sempre più passivi di bilancio, a un certo punto dico cambiamo i manager, tanto ormai la società è mia. No, oh, certo. Questa è la versione assolutamente a oggi più logica. Allora, torniamo tra qualche istante. Linea alla regia. Allora, rieccoci. Dette delle difficoltà finanziarie dell'Inter, volevo chiedere a Fabio se invece ci sono sviluppi ulteriori su quel discorso della Guardia di Finanza Milan, ma brevemente, prima di venire a Scannavino, che ha detto... Non lo conosco molto bene. Scannavino che ha detto: ma sì, Allegri resta in sella. Allora, Fabio, volevo sapere se dall'altra parte, così mettiamo a posto per par condicio anche il discorso società Milan. Ma lì è la situazione complicata. Situazione complicata nel senso che, da quello che noi abbiamo letto, è sembrata un'accusa difficilmente sostenibile ad alti livelli.
rimane la domanda, l'accusa qual è? Aver fatto finta di vendere il Milan. A chi c'è uno degli attori che è il tesoriere della mafia dell''Ndrangheta? No, sono due fondi americani con una loro storia, una loro solvibilità, un loro prestigio. Perché allo stato attuale, io dico, perché il Milan Elliott avrebbe dovuto fare questo giochetto? Perché non voleva far vedere di avere un'altra proprietà che era Lille. Io sono andato a fare una piccola ricerca, ma può darsi che manchi di qualcosa. Perché la prima risposta del Milan è stata: ma quando mai? Noi con Lille ci abbiamo anche giocato nel 2020 e l'UEFA non ha trovato nulla di strano. Esatto. Effettivamente nel 2020 il presidente del Lille era persona fisica che ha avuto un prestito da Elliott. Quindi a quel punto lì Elliott non è proprietario. È come dire che Oktree è proprietario dell'Inter. No, proprietario dell'Inter è Zanca, quindi Oktree non c'entra, anche se ha permesso Zanca di rimanere in stella all'Inter. Nel 2022 questo tizio, che ha un nome italiano, non mi ricordo più quale, del Lille, però se ne va, non riesce evidentemente a pagare il debito, una situazione potenzialmente simile a quella che potrebbe verificarsi tra Inter e Oktree. Nel 2022 chi diventa proprietario dell'Inter? Diventano proprietari due finanzieri. Del Milan? No, scusami, del Lille. Del Lille. Ah, del Lille, scusa. Due finanzieri americani, che curiosamente hanno la sede dei loro uffici in Delaware nella stessa residenza dove c'è anche Elliott. Allora il sospetto potrebbe essere Elliott, che non è riuscito a farsi dare i soldi da questo qui, dal presidente del Lille, ne diventa di fatto automaticamente proprietario, non può far vedere che anche il Milan, anche Lille partecipa alle coppe internazionali, Champions League e quant'altro, e allora scherma questa proprietà in attesa di vendere con due suoi funzionari, e questo è il tipo di approccio che è stato scelto. Che sia anche vero, non credo sia facile da dimostrare. Se così fosse, allora sì, c'è un'ipotesi strana, ma chiudo. Tra Lille e Milan, essendo molto più immediati col Milan, se io proprio devo fare un giochetto di questo genere, cioè trovare uno che mi presta dei soldi, che mi presta il suo nome per gestirlo, lo fai con facevo prima di a Red Bull, prendi Lille. Non capisco perché l'abbiano fatto sul Milan, che è molto più mediatico. Cioè, se una delle due società doveva in qualche modo avere una proprietà finta, chiamiamola così, ma perché scateni il finimondo intorno alla vicenda Milan, che conoscono tutto il mondo, quando potevi farlo allora dicendo a Red Bull, prendi Lille? Questo mi sembra anche abbastanza logico. A me sembra che il gioco non valga la candela in ogni caso. Però vediamo se vedi, ci oggi, vedi oggi, a parte Milan che ha giocato con il Lille ai tempi, ci sono Salisburgo e Lipsia, che sono la stessa famiglia Red Bull. Dicendo... Si affrontano, nessuno dice niente, quindi non no, mi sembra qualcuno dice che in questo che momento possa valere il tutto. Anche lì c'è una richiesta di atti, cioè non okay. Solo... Ho letto da qualche parte sì, la della FIGC ha... che vuole sapere un certo. Po' ma anche l'UEFA, poi non lo so, no, poi l'UEFA, probabilmente l'UEFA al momento è non ha gli atti, vediamo, no, comunque l'UEFA, ragazzi, la tanto FIGC sì. Chi vivrà vedrà. Veniamo ad Allegri, Zorloni, Allegri, Dodo, Zorloni, Allegri resta in sella, eh? Beh, Scavanavino ha detto che in questo momento ha fiducia nella squadra, nell'allenatore, sì. Però non si è capito se è un discorso che vale no, per il 30 di giugno, vale al momento. Mi allaccio alle parole di Luca Mombrano, che ha rilasciato la nostra diretta streaming di oggi su YouTube. Sono parole prettamente legate all'economia e alla finanza del club, nel senso guardano solo e esclusivamente questi ultimi mesi, guardano due obiettivi hanno posto. Stanno andando in giro tutti. Insomma, hanno posto, perché poi bisogna allacciarci anche alla chiamata che Giunto gli ha fatto ad Allegri, per specificare bene. Però premessa... Scaramino pone due obiettivi: entrare in Champions e arrivare in Champions, mi sembra. Io invece vedendo i messaggi che arrivano da casa, qualcuno non è. E vabbè, ma grazie però... che arrivano anche da casa, se è interista al milanista, cioè lo juventino il anzi secondo alle... non è vincere la Coppa Italia, ma arrivare in finale di Coppa Italia. Ma come? Addirittura. Vabbè, l'abbiamo un c'è po' un passo indietro, che mi pare... poi magari perdi con la Fiorentina o con l'Atalanta e salvi la stagione. È una discriminante che lascia il tempo che c'è trova, una storia di finali, dici tu, finale. Dici tu un po' che adesso anche l'Inter, no, l'anno scorso sta percorrendo. Vinceva la Juve le finali, sì, era nell'altra coppa. Però Dodo, un club che non vince una competizione da tre anni, cioè monitora la vittoria. Però Fabio, Scannavino che riduce così gli obiettivi, tra un po' diventa è già semifinale di Coppa Italia. Sì, potrebbe essere da domani potrebbe essere. Non perdere almeno una delle due semifinali
e cioè il fatto che riduca così tanto gli obiettivi è per tenere buoni tutti o perché veramente... No, guarda, io sono rimasto stupito di queste dichiarazioni che ho visto anch'io quasi praticamente in diretta, che poi la Juventus l'ha fatta giustamente passare a tutti i giornalisti. Cioè, Scannavino, senza due N, Scannavino, ti piace di più Scannavino, perché sono più di Scannavino. Che scherzi a parte, Scannavino non viene dal mondo del calcio, è un amministratore delegato molto tosto, e quindi credo che noi dobbiamo leggere alla lettera le sue parole. Non è Marotta che naviga, dice, non c'è dice il marottese, certo. Oggi Scannavino ci ha detto, con buona pace di Zorloni, se noi andiamo in Champions League, andiamo in finale, Allegri resta, se no lo mandiamo via. Fine. Quindi la Juve con la Lazio, Allegri contro la Lazio, si gioca la permanenza. Mi pare proprio conseguenziale. Ma io non ho capito se decide Scannavino alla fine con una N, sì. Perché Giuntoli non mi sembra... Avranno condiviso, credo. Sì, chiaramente. È uscito un articolo interessantissimo dalla Gazzetta dello Sport oggi. Quindi Allegri non che basta, rivela, dà un po' uno scoop, no? Non quello su Acerbi che ha fermato Haaland, no, allora. Non quello su Acerbi che ha fermato Haaland, ma il fatto che Giuntoli abbia fatto una telefonata ad Allegri per rassicurarlo sulla prossima stagione. Ha detto: non ti preoccupare, vai in Champions League, tu sei il nostro allenatore anche per... Ho capito, 24 quindi riparte con un ultimo anno di contratto senza l'allungo, quello che io umilmente avevo proposto, che però sono spiegato ad Allegri non va bene, spalmatelo, sì, su due anni, se lo faccio andare bene, però cioè, ma puoi allenare con un anno di scadenza, ma tu parti con un anno, mi avete sempre detto, tutti me l'avete detto, guai a partire con l'anno in scadenza. Per me è una cosa però, invece, scusate, che ragazzi, ci può stare, anche per me indietro, ci può stare, però mi sembra una scelta folle quella di vincolare la permanenza di Allegri l'anno prossimo a una semifinale di Coppa Italia vinta. Cioè qui siamo davanti a tre anni. Finale raggiunta, neanche una semifinale Coppa vinta. Che vince ai rigori in semifinale. No, ma è uguale, ma qua siamo davanti a tre anni di lavoro. Tu non devi decidere, per me, mia modesta opinione, non puoi decidere in una squadra come la Juve di tenere un allenatore se va bene una semifinale con la Lazio. Cioè tu devi valutare tre anni di lavoro, e indipendentemente da come va la semifinale con la Lazio, dici: Allegri è il nostro allenatore perché può darci questo, Allegri non è più il nostro allenatore perché in tre anni abbiamo capito che invece non ci può dare quello che vogliamo. Non puoi dire: vabbè, sai, se passi però con la Lazio va bene che anche l'anno prossimo arrivi al quarto anno e vedi, e dopo il quarto anno fai il contratto per il bilancio. Se dice così è perché sono delusi dei tre anni, perché non possono parlare dei tre anni. Non possono essere però contenti, capito, ma io sono deluso e tengo in vita lo stesso con sta fiammella. Ma infatti io non, ragazzi, ma scusami, ma io se davanti ai miei tifosi dico Allegri, insomma, però se vince con la Lazio due partite lo tengo. No, ma il problema non capirai. È questo, io voglio capire l'anno prossimo, perché se hanno deciso comunque di non cambiare perché non sai cos'è quello dopo, prendi quest'ultimo anno di contratto, lo spalmi su due anni, gli dai un milione in più ad Allegri, ovviamente non sono più 8, ma diventano... Okay. Però quindi, poi diventi schiavo due anni. Allegri ti fa due anni per un milione di euro in più. Ragazzi... È lì pronto a spalmare, poi per due anni non vede sei schiavo ancora allora Allegri, Scusate, allora... No, non è vero, sta due anni, fa comodo anche lui, comunque la Juve ha la comodità di mettere in bilancio due anni di... invece va a casa e non allena. Viene esonerato. La Juve sono gli Zorloni. Gli Zorloni che pensano che se va via Allegri vincono la Champions, campionato intercontinentale, intergalattica. Esatto. Allora facciamo un ragionamento. Io sono molto laico su Allegri. Allora Fabio, aspetta, così lo fai per intero. Se non vai in finale, Fabio, pure via. Fabio, vado un attimo in pubblicità. A inizio stagione, cosa dicevamo tutti? Due squadre per lo scudetto, Inter e Napoli. Dietro Inter e Napoli ci sono Milan da valutare perché ha cambiato mezza squadra, e la Juventus, che avrà la fortuna di non avere le coppe. Nella Juventus il popolare Fagioli ha la brillante idea di farsi beccare, che scommette, perde anche Fagioli. Pogba, che si pensava potesse almeno dare un piccolo contributo, si fa beccare con il doping. A quel punto lì il valore della squadra, secondo me, se arriva terza, più o meno ha fatto il suo. Qual è l'altra competizione che rimane? La Coppa Italia. Se arrivi in finale di Coppa Italia, secondo me il discorso di Scannavino non fa una grinza. Più o meno la squadra con la sua potenzialità ha fatto quello che poteva. Cosa cavolo cambio l'allenatore pagandogli a vuoto 7 milioni per prendere Thiago Motta, che forse, ma non è detto, è meglio di Allegri, sapendo che io non farò mercato, tra le altre cose.
Mi sembra abbastanza ragionevole. Allora aspetta che ne parliamo dopo la pubblicità, ma infatti questo io lo capisco. Non ho capito come fa a restare Allegri, che non vuole avere un anno solo. Vabbè, ne parliamo dopo la pubblicità. Bene, rieccoci adesso per l'ultimo blocco. Allora, al di là dello zorlonismo, andiamo sulle cose concrete. Ma sono quelle che rovinano i club, quelli, no, Fabio, club. Ma io voglio sono sapere. Tu hai combattuto per una vita gli interisti che vogliono cacciare l'allenatore ogni io, due mesi. Io li ho combattuti, li combatto. Ma certo. Sì, però dai, sì, ma chi se ne frega? Io spero che gli zorloni squassino la Juve. Ah. Io combatto i miei. Cioè, se a Zorroni non piace Allegri, sarà anche libero di andare. Poi arriva quello dopo. Magari sì. Allora, ragazzi, tu non ero uno che difendevo Pirlo. Io purtroppo lo conosco da prima di te, ahimè. E purtroppo appena va male Thiago Motta, palladino italiano, sai che cosa ti dice lo zorlonismo? Cosa mi dice? Bravi ad aver mandato via Allegri. Sì, Fabio, ero uno dei pochi che si prendeva gli insulti per Pirlo, cioè perché difendevo Pirlo, che ti dico, ha vinto due trofei, è stato l'unico intanto a vincere due trofei in un anno, l'ultimo a vincerli, prendeva un milione qualcosina. Ma sarà più bravo Allegri per in questo pure per background. Però Matteo, scusami, se ti batte in semifinale la Lazio, come fai a mandarlo via? Ma stai scherzando? Tu vuoi mandare via Pioli per molto meno. In quel momento non fu giusto mandare via Pirlo. Infatti io combatto quelli come voi, che alla fine l'unico allenatore confermato, aspetta, è quello che vince il campionato. Chi arriva secondo, arriva terzo, deve essere cacciato, perché questo è il ma devi vedere anche come arrivi secondo, come arrivi terzo, cosa hai fatto in Coppa Italia, cosa hai fatto in Champions League, 13-12 punti, infortuni, che te frega. Mi frega il conto. Però vabbè. Gianluca, ti faccio una domanda. L'anno scorso all'Inter, fino a gennaio, c'erano delle riflessioni non da tifosi, giornalisti, da addetti ai lavori all'interno dell'Inter. Ci sono state delle riflessioni su cosa facciamo con il mandato. Non l'hanno mandato perché comunque poi l'hanno mandato. Per il finale ha fatto. Ma per il grande finale di e comunque Cianone. Magari anche il vostro non lo manda. Ma io voglio capire, Allegri può allenare con un anno di contratto? Ma con deve. Scusami, è un professionista, è pagato, è retribuito dall'azienda. Però hai un contratto di un anno. Che ha gli occhi dello spogliatoio dei giocatori, se vanno male tre partite, dicono vabbè, ma tanto quest'anno, l'anno prossimo questo qua non c'è più, quindi ma la Juve è prigioniera di Allegri. Tu saresti il primo a dire per forza. Sì, lui sarebbe il primo a dire e per forza non lo seguono, sanno già che a maggio va via. A parte che non è detto, poi se uno fa un anno di contratto non è detto che deve andare via, perché se poi l'anno lo fa bene può anche rinnovare, cioè lo si può guardare, certo, se, però se le cose vanno male, se le cose vanno bene tutto obiettivi, ma guarda che io da anni farei i contratti agli allenatori annuali, esatto, io farei annuali con obiettivi così non sono con obiettivi prefissati in Italia. Sono ragazzi, però alcuni ragionano così, dai, lo sai Dodo, è come quelli che hanno il contratto in scadenza e stanno più fuori che dentro. Ho capito, ma è un errore loro, ma funziona così, non facciamo come andare dal pero, dai. Allora voglio andare, ripeto, noi abbiamo tutti la nostra opinione, secondo me bisogna andare anche Inzaghi, vince campionato, vabbè ce l'ha già, io gli faccio un anno più un anno, perché se poi per caso impazziscono tutti, tu sai che se te lo devi tenere come Spalletti tre anni sulla macca, poi non vai a casa più. Allora volevo sapere se possiamo cambiare questa mentalità, secondo me italiota, per cui l'allenatore per essere tranquillo deve avere un triennale. Fabio, può Allegri restare con un solo anno, come accade all'estero? Assolutamente sì, ed è ora che la si finisca, perché questa è una congiura, secondo me, ordita dall'Associazione Italiana Allenatori. Cioè, l'allenatore che arriva all'ultimo anno deve per forza avere raddoppiato come minimo il suo contratto, cioè di un altro anno passare a due. Chi ma quando detto? Mai? Ma perché? Allora perché firmano? Cioè, è come la famosa storia, no? Lo sapete che il maggior numero di morti nei treni quando c'è uno scontro si registra nell'ultimo vagone? Togliamo l'ultimo vagone così ci saranno meno morti, è il paradosso. Allora, è possibile che ci sarà sempre qualcuno che dice che l'allenatore in scadenza non può rimanere, quindi se gli fai un triennale di fatto sai già che come minimo un quadriennale e poi non finisci più, perché quando arrivi poi all'ultimo anno dice no, bisogna di nuovo proseguire, non si può. Ma si prosegua, Spalletti ha vinto senza essere sicuro di restare. Sono tutte balle, secondo me, queste qui. E i giocatori
che dicano, come dice Filippo, ma sì, chi se ne frega, va via, io gioco peggio. Non ci credo mai. Ma guarda il Bayern, no, Fabio, guarda il Bayern. Cioè, se la società va male... Ma guarda il Bayern, il Bayern, magari... Il Bayern, da quando ha detto... Che, la società va male, i giocatori giocano per vincere. Che sì, magari frega, vince la Champions. Il Bayern... Allora, quando è Luca, scusa, ti ricordi Spalletti all'Inter? Spalletti all'Inter a settembre rinnova per altri 2 anni. Arriva Marotta a dicembre, decide a maggio di prendere Conte, l'Inter ha sul groppone Spalletti per 2 anni, che non trova squadra. Quello che sto dicendo io, ma all'estero c'è gente, Hitzfeld, Otmar Hitzfeld, gente che ha vinto la Coppa dei Campioni sapendo che andava via ai quarti, già dicevano vinciamo la Coppa di dei Matteo, Campioni, andiamo di mese, Matteo, sì, sì, sì. Perché in Italia noi sapeva che arrivava Guardiola, anche col Bayern 2013, perché noi dobbiamo avere per tutta la vita essere prigionieri dell'allenatore di turno? Ma non è che siamo noi, cioè gli spogliatoi dico una noi certa italiani maniera. Come idea, sì, però aspetta, ci sono spogliatoi perché certo. Stai venendo a Monaco, attenzione, in Baviera, loro sanno che uno il Bayern è a più 10. No, aspetta, io sto parlando della situazione della Juventus, stiamo parlando di Allegri, non sto parlando in generale di tutti gli allenatori, però, di tutte le situazioni. La squadra non performa, no, Filippo, dai. Ma no, io parlo dell'anno di contratto, Se tu, se le cose vanno bene, hai un buon rapporto con l'allenatore, eccetera, eccetera, che tu abbia un anno di contratto, 2 o 3, cambia niente, perché le cose comunque funzionano. Quando sei in una situazione delicata, con un allenatore che da 3 anni fa fatica, con dei giocatori che non lo seguono appieno, quando i giocatori arrivano a febbraio e marzo, le cose non funzionano, non danno il 101%, non lo danno, ma parlate con i giocatori, lo sapete anche voi. Quindi l'anno di contratto, intanto fra 3 mesi ce lo leviamo dalle scatole. Vogliamo cambiare questa testa. Ma vabbè, ma non lo devi cambiare a me, a me non no, cambia niente. No, a te, cioè quello che tu racconti, no, quello che tu racconti. Ma devi cambiare i giocatori. Allo spogliatoio, i ragazzi che hanno 22 anni, non quelli che ne hanno 45 o 46. Che questo è un punto sul quale ragazzi, posso dire che, perché è vero, Gianluca dice per molti, anzi soprattutto quelli esterni al mondo Juve, la qualificazione della Champions è scontata, no, della Juve. Beh, dai ragazzi, su, io dai, ti dico che secondo me dice, se la Juve non vince prossima... né con la Lazio a Roma, né in casa con la Fiorentina, devi guardare il sesto posto, devi guardare il quinto, devi guardare corsa, il sesto. Aspetta, tu la corsa la fai sia sull'Atalanta che con la Roma. Secondo me la fai più sull'Atalanta, che ha un calendario più agevole della Roma. Tutte e squadre si parlano che giocano di potenzialmente anche 8 e 9 punti, sì, rispettivamente. Ma guarda il calendario degli altri, guarda che tu hai quello della Roma è complicato. È uno Juve-Milan a Torino, dove secondo me, secondo la storia, potresti teoricamente fare più punti. Tu con Genoa cosa pensavi? Sembra parola con buona. Ma scusa, con se era Milan Juve avrei già 3 punti. No, perché secondo me... No, perché ad aprile vince. No, ragazzi, perché Gianluca, andare, andare in quello stadio lì... Sì. Scusate, io parlerò per esperienza, ma per tutti non è mai stato facile. Però posso dire, col Genoa... Questo vince di corto. Col Genoa sempre. Tutti si aspettavano i 3 punti. Ma perché la Juve fa più fatica con le squadrette che con gli squadroni. No, ma in Champions ci arrivi, un conto se però arrivi terzo tranquillo, un conto se arrivi magari quarto con l'acqua alla gola, ecco. Sì, sì. Pirlo è stato mandato via. Vabbè, comunque con Fabio Ravezzani io combatto questa battaglia contro chi vuole cambiare allenatore ogni anno, ogni 3 mesi, e contro chi, ma non contro te, no, per cambiare la testa di quelli che bisogna avere il contratto dell'allenatore per 15 anni dei Tramontana, che al terzo pareggio, no, perché diciamo la verità, che al terzo pareggio uno comincia di Thiago Motta alla Juve, ecco. Però secondo me non è quello giusto, perché questa è la verità. Va bene, noi siamo in chiusura, allora possiamo... Io saluto Fabio Ravezzani, grazie Fabio. Ciao a tutti. Io ciao. Saluto naturalmente Tramontana, ciao, ciao. Longhi, ciao, ciao, Longoni, ciao. E grazie a Zurroni per questo video, dicevi di Juan Jesus che l'ha fatto oggi in realtà, lui dice di averlo fatto il 15 marzo, ma dice... Ragazzi, oggi è stato faccio un pubblicato video oggi dove dice ho fatto gol, perché sennò è un grande indovino questa cosa. Sì, vabbè. Stasera ne parliamo. Stasera. Sai chi mi viene il dubbio che l'abbia fatto oggi? No, ma io lo dico, mi viene in mente, è datato 15 marzo? Loro hanno specificato nel video registrato. Quindi... Cioè lui ha detto a un ragazzino, guarda, se ti dicono così, tu fagli gol in faccia e lui... Oh, è all'aperto o al chiuso? Poi ha fatto gol. Mica si chiama Gesù. Ecco perché si chiama Gesù. Ragazzi, dai. Scusate, non avevo calcolato questo. Ecco perché si chiama Juan Jesus. Ciao a tutti, arrivederci.